Stasera proviamo a fare un make up occhi con questa palette di Kiko, come ti avevo promesso in un video precedente. Ok, allora io la base l'ho già fatta e qui abbiamo quattro colori base, cioè base quattro. Non so se usarli tutti e quattro, perché mi verrebbe da dire che è un po' too much, perché se facessimo tipo dal più scuro al più chiaro, cosa molto difficile anche da capire, perché qual è tra il rame e il dorato, qual è il più chiaro, forse il dorato, però se facessimo tipo una cosa estrema. Questo che è uguale identico, ma non voglio sporcarlo, non so, voglio sporcare l'altro, oppure con questo, vediamo, qui cosa mi dici tu, uno color, contouring, direi che questo non c'entra proprio nulla, ma lo userò ugualmente.
cosa del con questo senza mostrare niente. Allora, andiamo con questo pennello che bagnerò un pochetto perché a me piace wet, l'ombretto wet mi piace. E andiamo qui, ma ho messo via lo specchio, genio. Ok, adesso riesco a vedermi dove ho messo il pennello, eccolo qua. Allora, diciamo che fa la sua povera figura. Ci sta. Devo tenere l'occhio rilassato perché se faccio così o se lo tiro cambia forma di quella che è normalmente, quindi poi dopo non combacia con quando sto normale e rilassata. E fa schifo. Farò delle espressioni stupide. Non farci caso, creatura. Guarda già il mio occhio come più profondo. Devo dire che tu molto glitteroso. Ciao, guarda anche solo così. Ciao. Non so perché faccio così, ma mi fa ridere. Allora, adesso mettiamo con questo abbiamo detto, forse mettiamo il color rame. Io avevo fatto un tappino così con dell'acqua e lo spando. Io lo sapevo che mi dimenticavo di averlo, lo spandevo. Ci ho appoggiato il braccio sopra, però uso anche il maglione e si è spanto tutto. Che pasticciona che sono. Sono proprio una persona pasticciona. Pasticcina. Parlava che sono pasticciona per caso. Per caso, solo per caso. Ok. Ho tipo messo un botto di acqua. Ma non facciamoci caso. Si vede, ma così in teoria dovrebbe vedersi il colore rame, cioè bellissimo, io non so cosa si è visto, comunque è un colore bellissimo. Okay. Adesso sì, più o meno. Poi adesso io però vorrei metterci un altro po' di marrone perché il marrone non si vede, è tipo scomparso. Vicino sta facendo casino. Ecco, passo un po' la videocamera. Allora, adesso ci vado a mettere il colore rosa.
rosa, però non l'ho bagnato, quindi vediamo come esce. Wow. Sono talmente pigmentati che si possono anche non bagnare, da come si è visto per il rosa. Che sembra, però dai colori sembra molto autunnale come make-up, però ci sta perché è un maglione super da nonno autunnale, perché è il mio maglione preferito che ho comprato al mercato a 3 euro, e ha i colori tipo che ha dell'arancione, del verde, del viola e del nero. Non è questo qua. E adesso andiamo a rovinare tutto con il color oro che io voglio mettere sulla palpebra, che poi in realtà non si vedrà perché tanto le mie palpebre sono calanti, incappucciate, e quindi non si vedrà comunque nulla e non ci saranno problemi al riguardo. Quindi andiamo senza bagnare con il color oro. Stavo scherzando, è un'idea geniale, è venuto proprio da Dio. E in quanto divinità non poteva venire che da Dio, per essere sempre coerenti. Cioè, adù, sembra che abbia anche la palpebra meno calante. No, scherzavo. No, quello è impossibile. Però mi piace. Mi piace come viene, insomma, molto, molto fine, devo dire. Mi piace, molto carino. Cosa ne pensi, creatore? Purtroppo la forma dell'occhio è quello che è, non posso farci tanto di più. Però boh, mi piace molto, molto più bello di quello che immaginavo. Potevo veramente uscire molto peggio. Direi che sono soddisfatta.